Ai microfoni di Osimo Web abbiamo la dottoressa Francesca Guzzini, psicologa psicoterapeuta, che ci parlerà della motivazione allo studio. Innanzitutto, Francesca, ti ringraziamo per aver partecipato a questa intervista. Grazie a voi. Volevo parlare innanzitutto del significato della parola studio. Che cos'è lo studio, Francesca? Allora, che cosa significa studiare? Studiare letteralmente significa acquisire nuove informazioni, nozioni che ci permettono di ampliare il bagaglio delle nostre conoscenze. Qual è però lo scopo dello studiare? Lo scopo è aiutare, in questo caso lo studente, a sviluppare un pensiero critico sulla realtà e quindi la capacità di leggere e interpretare i fatti, gli avvenimenti, ciò che accade in maniera personale, dando un significato, un'interpretazione, non in maniera acritica e quindi non subendo la realtà in maniera passiva, ma dando un suo senso. Abbiamo parlato della parola studiare, invece motivazione allo studio che cos'è? Allora, motivare uno studente, una persona a studiare è un compito complesso e che sottende vari aspetti della motivazione allo studio. Innanzitutto dobbiamo dire che esistono due tipologie di motivazioni. Esiste una motivazione intrinseca e una motivazione estrinseca. Che significa? Significa che lo studente può essere motivato a studiare per fattori interni o per fattori esterni. Qual è la differenza? La differenza è che i fattori interni sono, per esempio, l'impegno, la propria percezione di essere competente, efficace, il senso in qualche modo della propria autostima, mentre la motivazione estrinseca è quando lo studente cerca la motivazione in fattori esterni, quali per esempio la ricerca di lodi, di consenso da parte dell'insegnante, delle figure di riferimento, cerca un riconoscimento quindi all'esterno. Quindi capiamo che ovviamente ci sono due differenti influenze di questi fattori. Un conto è essere motivato internamente, quindi io voglio autorealizzarmi sia dal punto di vista scolastico che sociale, personale e poi in un futuro anche in una prospettiva diciamo professionale, perché se io acquisisco oggi da studente competenze, queste me le potrò spendere in un futuro lavorativo anche, no? Francesca, quali sono i soggetti più coinvolti nello studio? Quindi parliamo solo di bambini o anche di adulti? No, diciamo che il target è molto vasto ovviamente. Partiamo da studenti della scuola elementare, quindi della scuola primaria, primo e secondo ciclo, scuola secondaria di primo grado, quindi scuole medie, scuola secondaria di secondo grado, quindi scuole superiori, fino all'università e il post-università. E non solo ovviamente, perché ad esempio pensiamo a tutte le persone che magari a seguito di un licenziamento sono diciamo in qualche modo costrette a reinventarsi, no? Lavorativamente, quindi devono aggiornarsi, formarsi, frequentare quindi corsi di formazione per poter poi trovare una nuova occupazione, per cui diciamo il target a cui è destinata questa area diciamo di interesse è molto vasto. A che età possiamo arrivare da minimo a massimo, orientativamente, ma, Francesca? Diciamo che lo studio parte nella scuola primaria, in realtà alcuni aspetti prerequisiti si possono acquisire già dall'ultimo anno della scuola materna, quindi 5-6 anni, fino ovviamente fino all'età senile, diciamo, l'età anziana, ma ci sono persone che studiano, sono iscritte all'università anche a 60 anni, per cui in realtà potrebbero essere, diciamo, è molto vasto il target. Anche perché studiare è anche un piacere in realtà per molte persone, per cui non c'è un'età secondo me. Mi viene da sorridere perché leggevo proprio oggi di un nonno che a 83 anni ha acquistato la licenza media e gli hanno chiesto perché sei arrivato a 83 anni per prendere la licenza media e lui ha risposto: l'ho fatto per raccontare le favole ai miei nipoti. Oh, che bello. Penso una cosa a dir poco tenera. Sì, fantastica. Sì, anche perché veramente la lettura e leggere storie ai bambini è gettare le basi per la costruzione del mondo, del loro mondo cognitivo in qualche modo. Gli diamo tutta una serie di prerequisiti che poi alle scuole elementari loro si spenderanno e li renderanno più competenti. Quindi bravissimo questo nonno, fantastico, merita proprio un applauso.
Ascolta Francesca, esistono dei deficit di gravità per quanto riguarda la motivazione allo studio? Beh sì, sicuramente. L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2002 ha stabilito con il modello ICF tre livelli di gravità. Il primo livello è il lieve, quindi uno studente che ha un deficit motivazionale lieve è uno studente che ha una difficoltà diciamo di attenzione, concentrazione e quindi fa fatica ovviamente a studiare. Pensiamo anche noi, se dovessimo leggere un brano e facciamo fatica a concentrarci, ovviamente non riusciremmo a comprenderlo, no? E quindi non saremmo neanche motivati a leggere quel brano. Poi ci sono i deficit motivazionali medi, di media gravità. Significa che lo studente inizia a essere, diciamo, in qualche modo toccato anche a livello dell'autostima. Quindi questa scarsa motivazione poi nel tempo può comportare una serie di insuccessi scolastici che vanno a interferire, inficiare l'autostima dello studente in questo caso, che comincerà a trovare anche tutta una serie di escamotage per potersi confrontare e per poter nascondere questa sua mancanza di fronte agli altri. Utilizzare per esempio delle piccole bugie, no? Mi sono dimenticata il diario, per esempio, no? E quindi non ho i compiti. Ecco, quindi questo è il livello medio di deficit motivazionale. Poi l'ultimo è il più grave, è il grave appunto. In questo livello lo studente non solo ha un'autostima carente conseguente a tutti questi insuccessi, ma ha anche una difficoltà a tollerare la frustrazione legata all'errore. Quindi la persona, lo studente in questo caso, fa fatica a accettare qualsiasi tipo di errore o di insuccesso e può reagire anche con atteggiamenti e comportamenti a volte anche di ira, perché non riesce proprio a sostenere l'idea di aver commesso un errore. Ecco, questo è, diciamo, quello che ci dice l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, rispetto a queste tre tipologie di livelli. Ringraziamo la dottoressa Francesca Guzzini, psicologa psicoterapeuta, che ci ha parlato di questa prima parte della motivazione allo studio. Ci rivediamo per la prossima puntata. Grazie a voi. A tutti.